Lo sapevi che ci sono tantissimi alimenti che abitualmente assumiamo e abitualmente mangiamo che hanno all'interno tantissimi zuccheri nascosti? In generale, assumere una quantità eccessiva di zuccheri durante la giornata crea una continua stimolazione del pancreas che è costretto a produrre insulina per regolare i livelli di glucosio. Tornando ai tanti zuccheri che troviamo nascosti negli alimenti, volevo parlarti del fatto che in realtà lo zucchero non lo troviamo solo negli alimenti che consideriamo dolci, purtroppo lo troviamo anche in tanti altri alimenti. Ti faccio degli esempi: il minestrone surgelato che siamo abituati magari a comprare per il poco tempo che abbiamo magari di stare a pulire e spezzettare le verdure, all'interno ha una grandissima quantità di zuccheri. Fai attenzione a volte anche ai cereali: molti cereali, per renderli più belli proprio a livello visivo, vengono come glassati, quindi hanno una grande quantità di zuccheri. Per riconoscere gli zuccheri all'interno degli alimenti, quindi questi zuccheri che chiamiamo nascosti, bisognerebbe imparare a leggere le etichette. Perché ti dico questo? Perché a volte sono un po' nascosti proprio perché sono sotto altri nomi. Possiamo trovare il lattosio, il glucosio, il fruttosio, ci sono tante altre tipologie di zuccheri che hanno altri nomi, ma sono zuccheri allo stesso modo. Possiamo fare una differenza di tipologie di zuccheri. Esistono quegli zuccheri che sono naturalmente presenti negli alimenti e quelli che sono zuccheri aggiunti. È ovvio ed è importante che tu faccia attenzione a queste due tipologie. Se non è possibile limitare gli zuccheri che troviamo in maniera naturale negli alimenti, è ovvio che siamo noi gli unici artefici che hanno la possibilità di dosare gli zuccheri che invece sono aggiunti negli alimenti. Quindi fai attenzione a quello che mangi anche per queste motivazioni. Spero che con questi piccoli consigli tu possa riuscire a scegliere nella maniera giusta gli alimenti che dovrai assumere durante la tua giornata.